ridosso. Quindi, però il problema ridosso. Adesso è un po' anche sulla costa, questi divieti che ci sono per avvicinarsi alle coste, per, cioè i diportisti piccoli, che sono quelli che hanno barche piccole, che non credo che siano molto inquinanti, anzi sono quelli che stanno attenti, se passa trovano un sacchetto lo prendono, lo mettono via, e stanno mettendo un po' di boe intorno alla Palmaria, posti meravigliosi chiaramente, vari parchi marini, però cominciano ad essere delle restrizioni abbastanza importanti, che fanno un po' perdere quella cosa, quell'entusiasmo, dai, minimo, minimo di avventura. Uno esce da lavorare, dice vado tre ore a farmi un giro con la barca, però comincia a essere tutto molto complicato. Fabio Pozzo, quanto costa questa crisi della nautica al nostro paese? Microfono a Fabio Pozzo, grazie. Buon pomeriggio Donatella, a me tocca il ruolo più ingrato, quello di introdurre un dramma, perché di dramma si tratta. Perché io mi sono fatto anche i compiti a casa, ma ormai le ricordo a memoria queste cifre perché le stiamo ripetendo di giorno in giorno, ma un fatturato di totale della nautica italiana che passa da 6 miliardi e 400 milioni a 3,4 è un dramma, sono 3 miliardi bruciati e le stime per il 2012 non danno sereno, si parla di un calo di un altro 25%, quindi si scenderebbe a 2 miliardi e mezzo. Vogliamo vedere il leasing nautico, meno 63% di contratti stipulati come valore nei primi tre mesi del 2012, gli addetti diretti, l'occupazione quindi di questo importante comparto del Made in Italy, meno 20.000 persone, insomma le cifre, il mercato interno, il mercato italiano che è crollato, quindi davvero, davvero è un dramma. Numeri che non possono essere ignorati nella maniera più assoluta. Luca Oriani, avete dedicato molti editoriali quest'anno a questo tema, basta poco per stare meglio, tra i tanti editoriali c'è questo, in tre mosse, che cosa bisognerebbe fare subito per uscire da questa crisi o quantomeno per ridare fiducia al settore? Ma più che per uscire dalla crisi, per ridare fiducia e fare quello che raccontava Vergassola, divieti, distanza dalle coste, ma diciamo tre cose piccole. La prima, i controlli a mare, cioè oggi uno ha una barchetta anche come quella di Vergassola e rischia di avere la guardia di finanza, i carabinieri, la guardia costiera, i vigili del fuoco, il ranger a cavallo, e ci sono anche quelli della forestale. Allora, questo è l'unico paese italiano dove esistono 7-8 corpi, mi sembra si chiamino, che possono andare a controllare una barca senza che abbia commesso un'infrazione. Allora, la prima cosa semplicissima, faccia il ministro un decreto o facciano qualcosa perché a un certo momento ci sia la guardia di finanza e per i controlli doganali o per infrazioni, per la o la guardia costiera per la sicurezza. Redditometro e reddito. Il redditometro, la piccola cosa, perché deve essere una piccola cosa, il redditometro. Oggi il redditometro è completamente sballato nei valori per il calcolo del reddito nei confronti di chi possiede una barca. Gli annunci del capo dell'Agenzia delle Entrate, Befera, si susseguono da 7-8 mesi, sta arrivando, l'ha ripetuto anche questa mattina il vice ministro o il sottosegretario, però non è ancora arrivato, e questo fa sì che un commercialista al proprio cliente dice una cosa: non comprare la barca. Il leasing nautico. Il leasing nautico, Fabio, si rifaceva al leasing nautico e al discorso del meno 63, eccetera. Qui il problema è un problema di carattere bancario principalmente, nel senso che spesso è l'istituto bancario che non concede il leasing. Ma il risultato qual è? Che il leasing io me lo faccio in Francia, con una banca francese, e facendo il leasing italiano. Questo è quello che accade. Il salone nautico è anche forse un'occasione per qualcuno per trovare un'offerta speciale a proposito di incentivi, di stimoli? Non lo so, noi siamo andati in giro, abbiamo cercato anche di indagare in questo senso. Vediamo l'RVM. La crisi ci può dare anche delle occasioni. Questa ad esempio quanto costa? Costa 30.000 euro, IVA compresi, in acqua con due giochi di vele. Ma se io 30.000 euro non ce li ho, ma voglio andare in barca a vela lo stesso? Ti proporremmo di, per esempio, dividere in quattro quote la proprietà della barca per poterne avere un uso condiviso, oppure anche di poter dare in adozione i circoli velici per poter essere usati dai giovani, come si può per esempio fare una giornata di sci. Lo ski pass per la vela? Lo ski pass per la vela.
Ma se io a fine fiera volessi portarmela via, quanto mi costa? C'è una promozione al Salone Fiera di Genova, imbarcazione più motore da 115 cavalli, con 27.000 euro la potete portare a casa. IVA inclusa o esclusa? IVA inclusa, proprio chiave in mano. Questo è il Salone delle Occasioni, l'anno scorso sarebbe stato impensabile, una barca come questa, 6 metri e mezzo, completa di motorizzazione, sarebbe costata 34.000 euro, e invece voi a quanto la proponete? A 29.000 euro. Quanto costa questa barca? 420.000 euro. Prezzo finito, IVA inclusa? Prezzo finito, IVA e IVA esclusa. In Italia non si vendono barche così. Ma adesso il nostro mercato di riferimento sono sicuramente gli Stati Uniti, il Centro Sud America, in particolare in primis il Brasile, ma anche la Cina e il Far East sta dando buone soddisfazioni. Luca Oriani, ci si aspettavano 155 milioni di euro e sono entrati solo 24. Voi avete approfondito questo aspetto, che cosa è successo? Guardi, io non so da dove abbiano preso i dati, perché i dati, quelli del Ministero stesso delle Infrastrutture e del Sottosegretario delle Infrastrutture, ha detto che li aspettavamo, ma non ho capito da dove li hanno trovati e quale calcolo abbiano fatto. E qui, se mi permetti, si introduce un discorso: ma è possibile che non esistano dei dati ufficiali dei registri delle imbarcazioni? Nell'automobile io ho la mia targa, so chi sono, di chi è quella macchina? In Italia, per le barche, non esiste. Ogni capitaneria ha il proprio registro nautico, ed è per questo che poi nascono i controlli per mare, perché non sanno di chi è la barca. Ci si sta lavorando e ci auguriamo che arrivi presto. Ma spero che non accada come con il redditometro, dove c'è un anno che ci dica. Fabio Pozzo, appena è stata introdotta questa tassa, immediatamente 30.000 barche straniere se ne sono andate altrove, dove non esistono tasse equivalenti. Certo, perché poi il risultato di tutto questo, crisi, caccia alle streghe, controlli, è la fuga dai porti. Questa è stata l'estate della fuga dai porti, punte di meno 50% di barche. Uno si chiede, ma perché all'estero? Perché è meglio andare in Francia, Croazia, Slovenia, Grecia, Turchia? Ma ci sono dei dati oggettivi, che so, l'IVA al 9% sulla nautica della Francia contro il nostro 21%, il costo del lavoro che in Croazia è sicuramente inferiore di quello italiano, e quindi questo influisce sui lavori di manutenzione, sui lavori in porto. I posti barca che costano meno. Ma in realtà, secondo me, è anche una questione di clima, non lo dico io, noi domani pubblichiamo come stampa, la stampa, un inserto di 12 pagine sul Salone in cui abbiamo sentito tanti operatori e loro parlano di una questione di clima, nel senso che altrove il diportista è accolto a braccia aperte, non è vessato da controlli, e quelle persone che per 10 giorni vogliono andare in barca trovano un clima di vacanza. Grazie. Che in Italia non c'è più. Grazie ai miei ospiti, Dario Vergas.